Noi ci colleghiamo con il più grande tamarro del mondo. Ritorna Massimino da Quarto. Massimino da Quarto. Massimino da Quarto. È ritornato Massimino da Quarto. È uscito dalla questura. Zio ti mollo uno schiaffo, che stai giù due mesi per terra. Massimino è solo un tamarro, no è tamarro numero uno. Buonasera. Ehi, Clessidra, sono Massimino di Quarto. Voi riparate roba di telefoni e cose? Sì. Sei cinese? No. No. Vabbè, dimmi. E che cazzo fai? Dai del tuo, cos'hai subito a pelle proprio? In un attimo proprio, senza rispetto. Dimmi, dai. Che cazzo ridi? Sto ridendo. Senti, devo riparare il telefono che mi è caduto in una pozza di sangue. Mm-hmm. Però il sangue invece dell'acqua, ho visto che non è che entra nel telefono. Mm-hmm. Però si è incrostato pesante. Io c'ho ancora un BlackBerry che c'ha tutti i tasti, no? Mm-hmm. Dici che si può cambiare la tasti. Ma tu sai fare solo un come i cavalli o sai parlare anche, Cristiano? Sì. Perfetto. Non ti preoccupi. Ok. A posto, questa roba si domani. Di cazzo stai parlando? Minchia, mi ha messo giù la cornetta. Buonasera. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti schiaffo un'antenna nella testa e comincio a telefonare col pensiero. Che cosa, mi scusi? Cosa hai detto? Che cosa, mi scusi? Ho detto che la prossima volta che mi schiaffi giù la cornetta ti infilo l'antenna nella testa e telefoni col pensiero. In realtà è caduta la linea, non sapevo come richiamarla. Ah, vedi? Allora, scusa, dai, ritiro l'insulto, aspetta, bla 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 bla, siamo a posto. Ok, posti e me lo porti, c'è il mio indirizzo? Certo che ce l'ho, io c'ho tutti di te. So anche l'indirizzo di casa, non è un problema. Va bene, dai, arrivo, stai calmo. Ok, ciao. Già, vedi come sta schiacciata la gente? Basta relazionarsi la maniera corretta. Cazzo ci vuole. Buongiorno. Madonna, che voce da Satana che c'hai. Senti, Pidocchio, sono Massimo di Quarto. Tu ripari i telefoni cellulari? No. E che fai nella vita? Spacci? Anche. Già, vedi. Allora siamo. Ripariamo le casse. Siamo colleghi. E le casse di cosa? Da morto? Quelle che fanno i scontrini. Minchia, che risata da Satana. Ma veramente tu ripari le casse, quelle per gli scontrini fiscali? Sì. Allora senti, ti faccio una domanda al volo così a brucianaso. Vai. Perché ogni tanto mi capita, no? Quando mi capita di entrare nelle farmacie così al volo. Come si fa ad aprire il cassetto in fretta? Ma velocemente proprio però dal lato non della tastiera, dall'altro. Qua la chiave? O qua la levetta? Allora, tu immagini che io non ho la chiave e c'ho una mano impegnata con un calibro 9 e l'altra mano sto dicendo muoviti. Cioè, proprio immaginati la scena, no? Però sicuro aprono il cassetto immediatamente. Lo so, ma spesso e volentieri fanno anche i mezzi eroi, cioè, se la situazione di panico. Allora, io, quando è proprio il momento giusto, come faccio con un cenno della mano ad aprire il cassetto velocemente così succede quello che deve succedere, insomma, dai, non mi fare entrare in tasto contanti, apre sempre il cassetto. Tasto contanti? E qual è il tasto contanti? Cioè, tu immagini di essere dalla mia parte, quindi dalla parte opposta della cassa, il tasto contanti guardando la tastiera dall'alto all'angolo, l'ultimo all'angolo a sinistra della tastiera, l'angolo ultimo in basso a destra a sinistra dalla parte della vittima. Allora in basso a destra all'angolo, in basso a destra all'angolo. Oh, grazie, bello. Prossima volta che mi capita, se funziona ti richiamo, ti do la percentuale. Grazie, yeah, stammi bravo Satana, a posto con lo spaccio. Che personaggi che ci sono in giro, ragazzi. Sì. Questo mi ha appena dato un consiglio come si fanno ad aprire le casse durante le rapine. Ma tu ti rendi conto che gente che c'è in giro? Centro, buongiorno. Madonna, che voce di merda che c'è! Sono Massimo di Quarto, con Giota. Fate una sigaretta di meno. Riparate i telefoni cellulari. Dipende da che telefono è, che problema avete. Ammazza, ma come cazzo fai a respirare? C'hai le branchie tu? C'hai 4 enfisemi. Senti, c'ho praticamente il telefonino, un BlackBerry. Si è riempito di sangue la parte davanti perché ci ho riempito la faccia un cristiano, no? E praticamente i tasti non funzionano più, solo che il sangue non è come l'acqua, si è seccato. Non ho capito. Immagino, perché avrai proprio il catarro che ti ha coperto l'orecchio. Ho detto che il telefono, no? Si è ingrassato il sangue in mezzo ai tasti, si è seccato. E non lo so, devo mandarlo in laboratorio per dirle quanto costa. Va bene, ma non è proprio di prezzo, tanto io entro cliente esco padrone dal negozio, non è proprio di soldi, ma si può riparare. Minchia, mi ha messo giù la cornetta infisema. Aspetta che la richiamo un attimo a Frankenstein. Buonasera. Oh, canaglia, sono Massimo di Quarto. Chiamato prima, mi ha risposto una cristiana che aveva la voce che sembrava un polpo. Mi ha messo la cornetta in faccia. Ma prima hai parlato con qualcuno per telefono? Senti Buscetta. Hai parlato con qualcuno? Già, la confezione, tribunale siamo. No. No, niente. No.
Ma questo è un negozio di telefonia. E io sono uno spacciatore di cocaina. Mi fa piacere. Piacere di conoscere. Grazie che abbiamo detto le rispettive, diciamo, ambiti. Solo che non ho molto tempo. Non da cavallare. Cioè, se sto parlando io, parlo io, parli tu, e poi ci dividiamo i compiti, insomma, capito? Adesso che abbiamo passato le presentazioni, volevo dirti che devo portare il mio telefono a riparare. Siccome prima ha messo giù la cornetta in faccia, ti rispiego il problema, oppure il problema ve lo creo. No, mi devi richiamare perché qui il negozio pieno e. Anche me, degli altri. Con cioè, un cliente, so se, non so se hai capito. Mi richiami fra due secondi. Io sono. Cioè, okay. Per la prepotenza, a me degli altri clienti non me ne frega un cazzo. Beh, a me sì. Ma ho capito, ma le rivolverate le prendi la tua vetrina, mica la mia. Pronto? Ah, vedi te. Ma oggi, vedi, non volevo uscire col ferro, perché proprio non c'avevo la testa oggi. Adesso mi tocca uscire col ferro. E devo fare così. Sta scema di merda, adesso vado alla tumulo. Massimino da tumulo. È ritornato. Lo Zoo di 105.